Milano, 18 marzo 1978, ore 19.30. Fausto e Iaio escono dalla trattoria La Crota Piemontesa. Stanno andando a casa di Fausto, dove la madre li aspetta per un risotto. Stranamente imboccano via Lambrate, arrivano in piazza San Materno e si fermano vicino all'edicola a vedere i giornali. Due giorni prima Aldo Moro viene rapito e la sua scorta viene uccisa e Fausto e Iaio si fermano in edicola a leggere i titoli del giornale. Arrivati all'angolo di via Mancinelli, forse vengono richiamati da un gruppo di tre ragazzi che stanno davanti alla scuola inglese. Quando si trovano di fianco alla Henderson School, i due ragazzi vengono colpiti da 8 colpi calibro 7,65. A cadere è Fausto, colpito da 5 colpi, mentre Iaio fa pochi passi e poi viene colpito da altri 3 colpi e cade sul marciapiede. Secondo la testimonianza di una signora che era lì in via Mancinelli a quell'ora, due degli assassini sono di corporatura normale, più o meno alti 1,70 m e indossano impermeabili bianchi, mentre il terzo indossa un giubbotto color cammello. Sul luogo del duplice omicidio non vengono rinvenuti bossoli, ma dentro ai corpi di Fausto e Iaio vengono invece trovati due proiettili calibro 7,65. Tutti e tre killer sono armati, ma solo uno spara. Usa una pistola automatica avvolta in un sacchetto di plastica. Uno stratagemma per evitare l'espulsione dei bossoli. Una tecnica usata negli ambienti della destra avversiva romana. I killer fuggono lungo via Mancinelli in direzione del via Leoncavallo. Intorno alle 8.10 la polizia ritrova una beretta calibro 9 in piazza Durante. La pistola ha il colpo in canna e 6 proiettili nel caricatore, ma non ha sparato. Pochi minuti dopo, in piazza Aspromonte, due testimoni notano due ventenni su una Kawasaki di color verde chiaro. Il passeggero scende dalla moto, toglie dalla targa una sorta di copertura legata con un elastico ed entra in una vicina pizzeria. Ad oggi l'omicidio di Fausto Iaio non è ancora stato risolto, però negli anni si sono avanzate 3 ipotesi. La prima, che fossero stati degli estremisti di destra, l'altra ipotesi è che erano stati uccisi in seguito a delle indagini riguardo la droga, e la terza ipotesi è che siccome Fausto abitava in via Montenevoso e di fronte c'era un covo delle Brigate Rosse, che avesse potuto vedere dalla sua finestra qualcosa che non doveva vedere e che per questo fosse stato ucciso. Ci sono state alcune indagini anche fuori dalla procura, come per esempio alcune indagini di giornalisti. Mauro Bruto aveva condotto un'indagine approfondita raccogliendo prove direttamente sul campo e aveva raccolto tutte queste deposizioni in un fascicolo. Una sera esce da un bar, si ferma per far passare una macchina e una macchina proveniente dal senso opposto lo investe. La 24 ore con tutti i documenti sparisce e viene ritrovata il giorno dopo vuota. Secondo me l'ipotesi più coerente potrebbe essere quella dell'estrema destra romana, valorata anche dal fatto che ci fu un tentativo di omicidio di Andrea Bellini, capo della banda Bellini, che gestiva il servizio d'ordine alle manifestazioni di sinistra. I due fratelli Fioravanti, esponenti della destra estremista a Roma, erano saliti a Milano per cercare di ucciderlo. Ma siccome Bellini non si presentò per diversi giorni, smisero di aspettarlo e tornarono a Roma. Nella zona Lambrate, Fausto e Iaio non sono stati gli unici due ragazzi ad essere uccisi, ma ci fu anche Sergio Ramelli, un altro ragazzo molto giovane, che fu ammazzato a colpi di chiave inglese. Sia Fausto e Iaio che Sergio Ramelli erano ragazzi normali come possiamo essere noi, che certo avevano le loro idee, però non erano mai stati violenti.